corso di questa serata. Eugenio Benettazzo, trader professionista, esperto di mercati finanziari, attraverso lo show itinerante Blackjack, i libri Best Before, Preparati al peggio e Duria pure, è stato il primo in Italia, tra i primi, a denunciare il fenomeno del signoraggio. E poi Marco Saba, ricercatore del Centro Studi Monetari, autore di Bankenstein, libro denuncia sul sistema bancario mondiale e i suoi legami con i servizi segreti, l'euro e i conflitti in corso. Grazie, grazie per essere qui con noi questa sera, per cercare di fare chiarezza, per cercare di porci domande, se possibile anche, di dare delle risposte. Abbiamo voluto cercare materiale che fosse in grado. Come è possibile che abbiamo permesso tutto questo? Cioè, come è possibile che Maastricht permetta di derogare qualcosa che dovrebbe spettare solo ed esclusivamente a noi, al popolo italiano, alla Repubblica italiana, ad un privato che inoltre ha un vantaggio forte, concreto, perché si arricchisce ovviamente per tutto questo? Emissione di moneta dovrebbe essere un atto di sovranità popolare assoluta. Quello che percepiamo dalle analisi degli studi che stiamo portando avanti, ci troviamo esattamente in una situazione paradossale. Paradossale per quale motivo? Perché i principali interlocutori adesso di attuali gruppi politici italiani, quindi le grandi lobby politiche che abbiamo, sono appaltate, sono supportate, sono state salvate in precedenza dai gruppi bancari che adesso di fatto controllano la banca centrale. Quindi io dubito profondamente che attualmente e in futuro potremmo avere un cambio di scenario, quindi la possibilità di ripristinare e ritornare ad essere padroni delle emissioni della moneta. Punto e basta, incontrovertibile, non c'è speranza che possa essere cambiato. Sono pochissime le forze politiche che in prossimità di tornate elettorali propongono il tema in termini di appeal elettorale del ripristino della sovranità monetaria per il nostro paese. Allora, tra poco continuiamo a vedere. Benettazzo, abbiamo capito che questo sistema rende il debito pubblico inestinguibile e rende l'inflazione inarrestabile, cioè la perdita di potere d'acquisto di quello che guadagniamo è costante e inarrestabile. Ma vorrei capire una cosa, che differenza c'è tra questa banconota, adesso la vediamo anche nel video wall, che è la vecchia 500 lire con il mercurio alato, che molti di noi hanno anche adoperato e utilizzato, e quest'altra banconota che arrivò poco tempo dopo, che è la 2000 lire. Che differenza c'è fra queste due banconote? C'è una differenza sostanziale, se non addirittura strutturale, perché la prima era una banconota emessa priva di debito, in cui riportava in testa di banconota la dicitura Repubblica Italiana. Cioè? Quindi, chi la emetteva? Quindi sostanzialmente era lo Stato che emetteva in nome e per conto di bisogni sociali primari banconote prive di debito, privi di interesse. Nell'emettere banconote lo Stato non doveva sostenere degli oneri finanziari per subire il prestito da parte di un terzo soggetto privato che stampava e glielo prestava. Faccia capire se ho capito, con quella banconota lì, quella da 500 lire, non si andava ad ingrossare sempre di più il debito pubblico e non si andava a fomentare la leva dell'inflazione. Esatto, via di più. Sostanzialmente nel emettere una banconota di questa portata, lo Stato non emetteva titoli pubblici. E con la seconda banconota invece cosa succede? Con la seconda banconota cambia tutto, perché vediamo che da Repubblica Italiana, non c'è più Repubblica. Esatto, da Repubblica Italiana passiamo a Banca d'Italia. Quindi subiamo una perdita di sovranità monetaria. Lo Stato improvvisamente, per una situazione di congiuntura storica di quel periodo, perde il potere di poter emettere moneta, quindi e poter stampare banconote per finalità sociali principali. Ecco, un dettaglio importante, perché per chi è a casa deve capire. Sembra incredibile. Ma deve capire che differenza c'è fra questa e quell'altra. Sì. Quell'altra ha delle ripercussioni fiscali. Anche. Sì, perché il debito pubblico, scusate, l'emissione di titoli di Stato è gravata da interesse. Questo interesse si paga attraverso la fiscalità diffusa, cioè l'imposizione fiscale diretta o indiretta. La seconda, scusate, la prima banconota, la seconda invece, la prima banconota è esente, la seconda invece è gravata di questo interesse. Cioè, Saba, vi faccia capire, passano pochissime grafiche, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, quello che stiamo dicendo questa sera, da alcuni, tutto questo viene bollato come complottista, paranoico,
delle pandorie, delle cose inesistenti. Ma nella maniera più assoluta. Io vorrei dire soltanto una cosa. Noi di Rebus abbiamo chiesto di esprimere la propria opinione a voce autorevole dell'economia e della finanza. Abbiamo ricevuto dei cortesi dinieghi, insomma, quindi prendiamo atto di questo. Sono paranoie? Non sono paranoie. Se io prendo i percorsi di formazione che fanno a scuola, nelle università, negli istituti superiori, mi rendo conto che sin da allora insegnano come il governo e la banca centrale devono essere due istituti disgiunti. Vi è di più, il governo non deve poter sfruttare e mettere a disposizione l'emissione di moneta per la sua attività di governo. È una delle più grandi falsità, menzogne che continuano a elargire all'interno dei contenitori di formazione. Il governo deve poter sfruttare lo strumento di emissione monetaria per governare. Allora, tra poco, restate con noi perché a questo punto cerchiamo... Benettazzo, sciocchezze? È una rappresentazione che consente, soprattutto chi è a casa e non ha ancora capito che cos'è il signoraggio, che non è una persona che fa di cognome Aggio, ecco, sappiatelo. Dovrebbe se non altro dare gli strumenti e l'interesse nell'approfondire questa tematica per divulgarla il più possibile. Nel momento... limitiamoci a divulgarla, che cosa possiamo fare? Chiamare il nostro rappresentante popolare, cioè chi abbiamo votato alle passate elezioni, o interessarci per le prossime che verranno e dire: senti, io ti voterò se porterai in Parlamento, in Europa tanto quanto in Italia, la possibilità di ripristinare il principio di sovranità monetaria nazionale. E che cosa significa? Mettere lo Stato italiano, il governo italiano, nelle condizioni di stampare denaro per esigenze sociali primarie. Abbiamo visto che dagli Stati Uniti, passando per l'Inghilterra, andando ai paesi orientali, le grandi banche centrali hanno dovuto intervenire per quello che sta accadendo in tutto il pianeta per supportare l'economia reale. Quindi che cosa sta avvenendo? I governi mettono a disposizione dell'economia le banche, quando dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè le banche diventano infrastrutture a servizio dell'economia. Interessante, avvocato, che ne pensi?